lettori della Notizia Web, Emanuele Parlati, dagli spogliatoi dello stadio Monterisi, dove l'Audace Cerignola ha battuto 4-2 la Vetrana nella quindicesima ed ultima giornata di andata del campionato di eccellenza. Qui a mio fianco Nicola Loiovice, fantasista dell'Audace. Nicola, un grandissimo secondo tempo, di grande vivacità dal punto di vista del morale, una grande carica agonistica che è servito per ribaltare il risultato dopo il primo tempo. Sì, sicuramente ci stava un po' di calo, perché avendo fatto due partite in una settimana, questa era la terza, ci poteva stare un piccolo calo nel primo tempo. Poi nel secondo tempo è uscita la nostra qualità, grinta e come forze del gruppo che siamo. Siamo venuti fuori alla grande e abbiamo strameritato questa vittoria. Il grande impatto tuo personale e di Nicolas Di Rito, entrambi siete arrivati dal Barletta, si rivela sia nelle giocate, oggi hai fatto un secondo tempo straordinario, e anche nelle finalizzazioni. Campioni d'inverno in condominio con il Bitonto, domenica si torna già in campo sempre qui a Monterisi con l'Ellas Taranto, si avvicina anche l'Altamura, può essere una lotta a tre fino alla fine? Sì, sicuramente sarà una bella lotta fino alla fine, perché questo è un campionato difficile, tosto, però noi sono sicuro che ce la possiamo fare, perché secondo me siamo forti, siamo un gran gruppo e ce la possiamo fare. Abbiamo una grande società che non ci fa mancare nulla, quindi dobbiamo solo pensare a giocare e dare il massimo. Poi sicuramente il risultato finale arriverà. Un'ultimissima cosa, sei qui da poche settimane, sei già diventato uno dei beniamini dei tifosi, come procede il tuo inserimento nel gruppo? Ti hanno accolto benissimo società e tutto lo staff? Ma sicuramente se sto rendendo così, e devo dire grazie al gruppo che dal primo giorno che sono arrivato mi hanno fatto sentire importante, sia a me che a Nicolas Di Rito. Devo ringraziare loro, la società, lo staff e tutti quelli che sono qui, che ci hanno fatto sentire importante, e noi non possiamo altro che dare il massimo la domenica. Mister Farina, già ieri in sede di presentazione si temeva la Vetrana perché poteva essere un avversario tosto, lo si è confermato specie nel primo tempo, ma una grandissima reazione dell'Audace ha portato a questa importantissima vittoria 4-2. Il primo tempo è stato abbastanza surreale, perché noi abbiamo avuto pronti via una grande occasione con Di Rito e loro sono passati in vantaggio, poi abbiamo fatto subito 1-1, abbiamo un'altra grandissima occasione e poi loro sono passati in vantaggio, quindi poi abbiamo un po' subito, diciamo, la fatica di queste partite di Altamura, Bitonto. Oggi la squadra mi è apparsa appena appena stanca, eravamo tutti un po' stanchi, però poi nel secondo tempo con l'entrata di Morra abbiamo fatto un altro tipo di partite, perché Morra è uno che attacca più la profondità e quindi ci ha dato una giornata in più. Ha impressionato però la grande ferocia agonistica del primo quarto d'ora della ripresa, nel quale si è ripresa la partita. Grande merito anche a Morra, che ha spaccato la partita con il suo ingresso. Mister Di Rito, so che non ama parlare dei singoli, Di Rito però 4 gol in 3 partite, è già diventato un pilastro di questo Audace. Ma Di Rito è un giocatore che in questa categoria fa la differenza, però anche Vito Moro con Di Rito ha aumentato il suo spessore, anche perché è una coppia ben assortita, è una bella coppia d'attacco, quindi non gioca più spalle alla porta, via, adesso è uno che va sull'attacco della profondità e quindi riusciamo a fare un altro tipo di calcio che prima non ci avevamo. Però devo fare un applauso a tutti i ragazzi, perché oggi veramente ci hanno messo il cuore, l'anima, nonostante gli errori tecnici che ci possono stare, perché oggi per esempio dietro abbiamo commesso molti errori, però dopo tante battaglie siamo come quei guerrieri stanchi che adesso hanno bisogno, come premio ai ragazzi ho dato 2 giorni di riposo, anche perché abbiamo fatto 12 allenamenti consecutivi, quindi siamo in una condizione psicofisica abbastanza, siamo stanchi, quindi adesso punteremo al recupero, ci facciamo quest'ultima partita contro l'Ellas Taranto, senza Polidori che sarà sicuramente squalificato, però sicuramente chi lo sostituirà sarà bene. Titolo d'inverno in coabitazione col Bitonto, è un titolo platonico, si è avvicinato anche l'Altamura, sarà una sfida a 3 fino alla fine del campionato? Ma diciamo che
Io penso di sì, anche perché il Bitonto 90 minuti fa, 95 minuti fa era a 5 punti da noi. Con quel pareggio io l'avevo detto che sarebbe stata difficile la loro partita a Galatina e così è stato. Tra l'altro delle tre a Galatina abbiamo vinto solo noi, delle tre in testa, diciamo. Sarà un campionato duro fino alla fine. Mi dispiace non essere partito dall'inizio perché abbiamo dovuto rimediare una classifica particolare, però adesso c'è tempo, ma adesso c'è l'ultimo ostacolo con l'LLS Taranto che dobbiamo cercare di superarlo in tutti i modi e poi dovremo lavorare tanto. Grazie mister e complimenti. Prego.